Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi, Padre, sorelle carissime, come tutti sappiamo, 8 di maggio ricorre la memoria devozionale della Madonna di Pompei. Questa mattina a mezzogiorno abbiamo recitato la supplica. Sempre quindi nel mese di maggio, dove ricorre anche questa festa, ebbene oggi, durante questa nostra riflessione comune, meditare un po' sul Santo Rosario, sulla sua potenza, sulla sua grandezza e anche con qualche piccola, diciamo così, considerazione pratica. Molte volte tante persone mi chiedono come si fa a imparare a pregare il rosario, perché il rosario è una preghiera abbastanza impegnativa. Il rosario sappiamo tutti quanti, è composto di 4 cicli di misteri: misteri gaudiosi, San Giovanni Paolo II giunti luminosi, misteri dolorosi e misteri gloriosi, che ci consente anzitutto di passare in rassegna tutti i principali misteri della nostra salvezza, e ogni grande mistero, quindi gaudiosi e luminosi, dolorosi, eccetera, sono diviso in poste, si chiamano così, che sono i singoli misteri: il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, gaudioso, luminoso e doloroso, che appunto focalizzano i vari momenti della nostra redenzione. E ad ogni mistero si recita la preghiera che ci ha insegnato il Signore, l'Ave Maria, e si chiude con il gloria al Padre, a cui si può aggiungere l'invocazione «O Gesù mio» che la Madonna ha dato a Fatima. Perché questa preghiera è così potente? Pensate che la Madonna a Fatima ha detto queste parole. Bisogna vedere quanto ci crediamo noi, che con rosario in mano non esiste problema, sofferenza, difficoltà o guaio che non si possa scongiurare, risolvere o evitare. Ha aggiunto: comprese guerre, cataclismi, catastrofi naturali, qualunque. Perché l'efficacia presso Dio di questa preghiera è grandissima. Tutto si ottiene attraverso il Santo Rosario. Perché? Per due motivi. Primo, perché il Signore tutte le grazie che ci concede, ce le concede attraverso la Madonna, che è la piena di grazie e che è l'unica rappresentante della razza umana a potersi presentare in stato di innocenza davanti al Signore e avendo perfettamente fatto la volontà di cui ci parlava Gesù nel Vangelo, di colui che mi ha mandato. L'ha fatta il Figlio e l'ha fatta anche la Madre del Figlio di Dio. Questo è il primo motivo. Secondo, perché il rosario è una preghiera semplicissima e completa, perché il Padre Nostro non esiste preghiera più perfetta del Padre Nostro, anche se noi la facciamo a volte un pochino con un'abitudine. Il Padre Nostro è la preghiera che Dio sempre ascolta, perché è la preghiera che ci ha insegnato il Signore e che sintetizza tutte le cose importanti da chiedere a Dio. E poi c'è l'Ave Maria. L'Ave Maria è una preghiera di ispirazione biblica nella prima parte, e nella seconda parte noi ricorriamo all'intercessione della Madonna, e Dio le grazie devono passare tutte quante attraverso Maria. Ecco perché è così importante. Tra l'altro, la preghiera del Santo Rosario è accessibile a tutti, non ci serve nessuno, non c'è nessuna difficoltà, solo la costanza e la pazienza per mettercisi, perché è preghiera un pochino impegnativa, insomma, perché anche recitare per intero soltanto un mistero, come abbiamo fatto e come stiamo facendo nel mese di maggio, anche in forma meditata, integralmente di seguito, richiede un pochino di tempo, una ventina di minuti se uno recita soltanto, anche 35-40 minuti se lo fa meditando. E è la preghiera degli umili, tra l'altro, capite perché? Io vi racconto una confidenza che ero piccolino, non so se a voi è successo, quando ero un pochino più giovane, cioè, scusa un attimo, dico, ma anziché di 50 Ave Maria, che sembra una preghiera ripetitiva, sembra di tutta sta Maria, ne dico una, con calma, proprio la dico bene, dico, Ave Maria, penso bene e basta, no? Perché ne devi 50? Voi sapete che anche i pastorelli di Fatima, che erano un po' birbantelli, sapete che la Madonna li ha corretti, perché sapete che dicono, la Madonna dice, pregate il rosario, ora riparleremo il giorno della festa. Allora facciamo così, guardate, c'è un rosario piccolo in mano. La prima decina, Ave Maria, 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 Ave Maria. Quindi tanto dico Ave Maria, facciamo lo sconto, e con Ave Maria l'ho detta tutta. Allora, è la preghiera di sì, io ricordo mio caro papà, buon'anima, che negli ultimi anni della sua vita
soprattutto prese sto benedetto rosario in mano, mi veniva questa valigetta e questo rosario in mano e mi diceva: vedi Leonardo, io questo lo dico tutti i giorni, ma lo dico proprio perché per me recitare questa preghiera qua è una mortificazione, mettermi qua tutte queste cose qua, ma lo faccio perché so che si deve fare. Mio papà, persona insomma intelligente, istruita, insomma un uomo di successo, però fece i primi 5 sabati del mese, potete trovare, fa il pastore di Gesù, e negli ultimi anni della sua vita lo trovavo spesso con rosario in mano, spessissimo. Ecco, quindi la classica persona intelligente, di successo, che però si umilia, eppure lui umilia, perché davanti al Signore siamo tutti uguali. Capite? Il rosario ci rende, ci pensate che tutti quanti uguali, cioè il laureato era analfabeta, il rosario è andato proprio come preghiera per le persone semplici, anche ignoranti in senso etimologico, possono pregare rosario. E a Dio piacciono tanto le persone umili. Capite perché è così importante? Allora, concludiamo. Sapete che la Chiesa ci ha indicato dei giorni per chi prega il rosario una corona intera, che è già tanto, al giorno abbiamo dei giorni stabiliti. Quando uno non ha mai pregato il rosario, io dico sempre, come faccio a imparare? Comincia con una decina al giorno. Prendila una decina, cioè i misteri gaudiosi, anziché partire tutti con un giorno, cominci lunedì il primo mistero gaudioso, lunedì il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Perché una decina ci metti 3 minuti. La settimana dopo vai a 2, dici l'annunciazione e la visitazione, quella dopo vai a 3, poi arrivi a 4 e poi arrivi così, manco te ne accorgi. Ecco, ma quando si vogliono fare i salti di qualità, capito? Perché posso dire una corona al giorno, posso dirne 2, posso dirne 3 o posso dirne 4. Chi di voi batte il record di Padre Pio, quello venga a dire, Padre Pio diceva che diceva 80-100 al giorno de rosario. Chi ci riesce a batterlo, mi raccomando, lo venga a dire che mi spiega il segreto. Anche qui c'è sempre la gradualità. Poi quando uno dice tanti rosari, questo lo dice San Luigi Monforte, lo faccio pure io, non è necessario dirne per forza uno tutto di seguito. Durante la giornata si possono suddividere a poste, capito? Cioè uno va alle poste, a fa un versamento, comincia a rosare, dice cioè, quante decine, non dite 3? Benissimo. E un altro po' me ne dico in un altro momento. Vedete anche la bellezza di questa preghiera, che si presta uno con il rosario mentre sta a lavare i piatti, perché no? Mentre sta a stirare, perché no? Mentre sta a fare l'accendere dei gatti, perché no? Mentre guida, perché no? Capite? Anche averci le decinette piccole, come quello che sono maneggevoli, aiuta tanto, perché la decinetta piccola ti fa dire subito il rosario. È una cosa bella. Guardate che più rosari diciamo e più santi diventiamo, e più grazie otteniamo e più contento facciamo il nostro Signore e la Madonna. Questo non c'è nessun dubbio. Ecco, quindi questo mese voi sapete che i periodi particolari, il mese di maggio tipo la Quaresima, sono i momenti in cui possiamo cambiare marcia, anche il mese di ottobre, no? Io so, molte anime devote alla Madonna, non lo dico perché lo so come sacerdote. A maggio, anziché un rosario, lo dico 2. Ah, se poi tutto il mese di maggio mi viene più dinne 2, poi te la tieni. Al mese di maggio dell'anno prossimo, anziché dinne 2, dico 3. E una volta che un mese prendi l'abitudine, poi ti riesce più facile, capito? Così vale per la Quaresima, così per il momento. Il motivo per cui la Chiesa ci vive in questi tempi è proprio perché, intensificando un po', diventiamo più forti e poi progrediamo anche nella nostra vita interiore. Bene, ringraziamo il Signore per questo dono e ringraziamo la Madonna anche perché ha rivelato a suo tempo a San Domenico questa semplicissima e grandissima preghiera, e in questo maggio e in questo mese di maggio proponiamo di recitare il rosario e di gustare sempre più la semplicità e la bellezza di questa appunto semplicissima ma potentissima preghiera. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.